iniziare, buongiorno. Mauro Grassi, struttura di missione, Ministro Galletti, Ministro dell'Ambiente, Ministro Infrastrutture Graziano Del Rio. La presentazione che facciamo oggi è il piano stralcio per le aree metropolitane e le aree a maggior rischio di alluvione. Io solo due parole sul piano e poi do la parola alla presentazione dei ministri. Noi volevamo sottolineare queste novità del piano, il quale fa parte, questo piano stralcio, di un piano nazionale che stiamo elaborando sulla base del fabbisogno avanzato alle regioni, che ormai sapete tutti è un numero magico, circa 7.000 progetti per 22 miliardi, e questo è il primo stralcio del piano nazionale. L'importanza e la novità di questo piano è che è stato costruito attraverso l'immissione di dati aggiornati e completi online sulla struttura Rendis di Ispra, e quindi è un piano complessivamente elaborato attraverso passaggio online e con tutta una serie di parametri importanti dei singoli progetti che sono stati alla base della selezione dei piani. E questo è stato anche, si è fondato sui rilievi delle mappe di rischio, come dice la direttiva europea sulle alluvioni, mappe di rischio elaborate da Ispra e messe a disposizione sulla base degli studi delle autorità di bacino. Quindi è un piano che tiene conto in maniera importante della conoscenza scientifica che abbiamo sui rischi di questo Paese. Il secondo punto sono regole chiare per stabilire priorità di finanziamento. Io direi si passa da investimenti a pioggia oppure indicati da vari rapporti fra enti locali e Stato, per andare ad un meccanismo per cui il Governo ha dato attraverso un DPCM dei criteri precisi di selezione dei progetti. Questi progetti sono stati selezionati dalle strutture tecniche del Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, struttura di missione, Invitalia, Sogesid, Protezione Civile, quindi tutte le strutture Ispra, tutte le strutture tecniche hanno lavorato a questi dati e sono emersi quindi le priorità del Paese attraverso parametri oggettivi. L'ultimo, la selezione che è stata fatta ed è l'ultimo punto importante che volevo dire, è questo, essendo un piano stralcio, un piano che deve andare a cantiere il prima possibile, è stato selezionato attraverso due grandi driver, due grandi fattori di selezione, che sono il rischio oggettivo che deriva appunto da questi studi scientifici che noi avevamo e dai parametri inseriti nei progetti e dalla tempestività nell'avvio dei lavori. Quindi i progetti che trovate nel piano hanno questa duplice veste. Sono punti centrali per il rischio, sono punti centrali perché vanno a cantiere in tempi brevi. L'ultima cosa, questo è un piano che sarà monitorato in tempi stretti, verrà controllato, ci sarà il nome del RUP, sarà un piano che ogni cittadino, e noi del centro ancora di più, potrà essere controllato passo per passo. Non sarà un piano in cui il progetto a un certo punto non si sa più dov'è, ma sarà accompagnato dall'inizio del finanziamento fino a quando viene collaudato. E quindi questa sarà una garanzia che il lavoro vada avanti. Io, detto questo, darei la parola al Ministro Galletti per la presentazione del piano. Grazie. Grazie Mauro. Questa è una giornata importante per il Paese, perché è un grande passo in avanti per la messa in sicurezza del Paese. Noi all'inizio di questo governo avevamo promesso di mettere al centro il dissesto idrogeologico. Oggi noi presentiamo un piano vero con dei soldi veri, con delle risorse già spendibili da domani. L'abbiamo fatto con un grandissimo lavoro di organizzazione e di programmazione. Credo che a questo debba seguire un impegno concreto anche da parte delle regioni, perché queste risorse diventino nel più breve tempo possibile cantieri sul territorio. Ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire, ripeto, in tempi brevissimi. Noi presentiamo un piano da 1 miliardo e 200 milioni, ma io con molta responsabilità vi dico che di questi 1 miliardo e 200 milioni oggi le risorse già disponibili sono 600 milioni.
le altre arriveranno nei prossimi mesi. Io credo, e spero che questo sia vero, che noi già dall'inizio dell'anno saremo in grado di mettere a disposizione delle regioni gli altri 600 milioni, in maniera che il prossimo anno possa partire il piano nella sua globalità, quindi 1 miliardo e 200 milioni. Con la stessa chiarezza vi dico che questo è l'inizio del piano a cui accennava Mauro prima, cioè che nessuno pensi che questo possa risolvere il problema del dissesto idrogeologico in Italia. Noi davanti abbiamo un lavoro lunghissimo che durerà probabilmente oltre alla legislatura in corso, perché il problema del dissesto idrogeologico in Italia è un problema enorme, perché per troppo tempo noi abbiamo dimenticato di tenere in manutenzione il nostro territorio, e questo ha causato una situazione davvero difficile. Lo dico perché non vorrei che, se domani, io mi auguro di no, nei prossimi mesi, dovesse capitare ancora quello che, ahimè, si sta ripetendo con molta frequenza anche nel mese di luglio, qualcuno dicesse il governo aveva promesso. Io sto dicendo solo che con questo 1 miliardo e 200 milioni noi affrontiamo le prime priorità, e le prime priorità sono quelle che diceva Mauro adesso, cioè noi abbiamo dato due criteri precisi, abbiamo scelto i cantieri che hanno un maggior rischio per la popolazione, quindi tenendo in considerazione la pericolosità dell'intervento e le persone che possono essere colpite da un evento calamitoso che si verifica in quella zona, il numero di persone, e dall'altra parte lo stato di avanzamento dei cantieri. Questa è una grandissima novità che mandiamo, il segnale che mandiamo culturale, che mandiamo anche agli amministratori locali. Da oggi in poi si premiano quei comuni e quelle regioni che hanno i progetti in stato avanzato di realizzazione, perché non ci possiamo più permettere, come è accaduto, ahimè, troppe volte nel passato, che i progetti restino che i soldi restino nei cassetti perché i progetti non sono pronti. Quindi io credo che, avendo scelto questo criterio, i cantieri partiranno con estrema velocità. Non basta dare le risorse, bisogna che le risorse poi vengano anche spese. Ecco, questo piano si preoccupa di questi due aspetti, di dare le risorse e anche del fatto che ci siano le condizioni perché questi soldi vengano immediatamente spesi. Ci sono altri due elementi che mi stanno a cuore. Uno, le semplificazioni che abbiamo fatto in questo anno. Noi abbiamo semplificato molto il settore del dissesto idrogeologico. L'abbiamo fatto nominando i presidenti di regione commissari straordinari, quindi dandogli anche poteri straordinari. Questo li mette nelle condizioni di ulteriormente velocizzare la spesa. Abbiamo fatto un protocollo con Cantone per la trasparenza degli appalti. Io ci tengo particolarmente a questo, che è un modo per tutelare la legalità. Molte volte i soldi si bloccano anche perché, ahimè, interviene la magistratura per problemi negli appalti. Quindi questi appalti, questo 1 miliardo e 200 milioni, sarà controllato anche dall'autorità di Cantone. Abbiamo fatto un protocollo con i sindacati, anche questo molto importante, per permettere ai cantieri di rimanere più tempo aperti. Chi ha fatto l'amministratore locale sa che mantenere un cantiere aperto in una città, o in questo caso mantenere un cantiere aperto con un rischio incombente, è una cosa che pesa molto. Allora, l'accordo con i sindacati permette, là dove sarà possibile, di lavorare fino a 24 ore al giorno su turni. Io ho apprezzato la disponibilità dei sindacati di aderire a questo accordo, perché credo che sia un ulteriore segnale importante che abbiamo dato. Per venire al piano, il piano ammonta a 1 miliardo e 303 milioni e trovate nella scheda alle mie spalle gli interventi suddivisi per aree, per città. Come vedete sono città che vanno dal nord al sud,
prevalentemente ci sono i grandi centri metropolitani che sono quelli che sono interessati dal maggior pericolo di rischio, perché nel momento in cui si prendono gli abitanti come parametro che sono a rischio, chiaramente cadi proprio nei centri più grandi, dove se c'è un'opera da fare, una situazione di pericolo, quella rischia di mettere in pericolo migliaia di abitanti. Chiaramente sappiamo benissimo che il problema è anche nelle piccole città, nei piccoli paesi e soprattutto nei piccoli paesi di montagna. Ieri io sono stato in Cadore e ho toccato con mano la pericolosità di certe situazioni. Non ci stiamo dimenticando neppure di quelle, perché abbiamo in programma, e questo però ve lo diremo solo quando avremo la stessa certezza del piano che vi presentiamo oggi, un piano di piccole opere proprio per le frane che colpiscono i territori montani, ma ahimè anche della pianura, situati nei piccoli centri. Io credo che questo nei prossimi mesi riusciremo a presentarlo. Di questo 1.303.000.000, per chiarezza e per responsabilità, vi abbiamo anche elencato quelli che sono già finanziati. Quindi di questi 1.300.000.000, 654.000.000 sono già finanziati e vanno a coprire queste opere che vedete alle mie spalle, che non vi sto a leggere perché sennò diventa un po' pesante, direi. Quindi questi sono i cantieri che partono per prima, perché sono già finanziati. Gli altri, come vi ho detto prima, pensiamo di finanziarli da qui a breve termine, cioè con l'inizio dell'anno prossimo. Nelle schede che seguono trovate cantiere per cantiere, città per città, il cantiere che andiamo a finanziare. Ripeto, la progettazione di questi cantieri è molto avanzata. Molti di questi cantieri vi evocheranno tragedie del passato, perché molti di queste opere, ahimè, hanno già registrato nel passato calamità naturali molto, molto forti. Quindi andiamo a incidere anche nei posti dove si è toccato con mano l'urgenza dell'intervento da fare. Genova, Milano, come abbiamo ricordato, Padova, Venezia, Bologna abbiamo, su Bologna c'è anche l'intervento sulle coste, di ripascimento delle coste, perché anche su quello c'era una pericolosità molto... Hai messo a parte. Cesenatico. Anche qui abbiamo avuto lo scorso anno un evento atmosferico molto forte che ha causato molti danni, e anche lì la popolazione è una popolazione che insistono molte persone su questo. Firenze, Olbia, Pescara e basta. Queste sono le opere che andiamo a finanziare. Un'ultima cosa la voglio dire a rafforzamento di quanto stiamo facendo. Il problema, dicevo prima, è sicuramente dato dal passato, dalla poca manutenzione che si è fatta al territorio. Ma il problema oggi è ancora più grave di ieri, perché non è solo la mancata manutenzione che rendono necessari questi interventi, ma come stiamo toccando con mano in questi giorni è anche il fattore dei cambiamenti climatici. Questo ci dà ancora più preoccupazione. I cambiamenti climatici non sono più l'invenzione di qualche scienziato matto, non è più un problema che noi possiamo rimandare ai figli dei nostri figli. Cambiamenti climatici, lo stiamo vedendo in questo mese di luglio, è il problema nostro e dei nostri figli che noi dobbiamo affrontare subito. A me ieri è capitata una cosa, Graziano, che mi ha illuminato, perché io ho fatto ieri mattina una riunione al Ministero istituzionale perché c'è troppa poca acqua nel Po, abbiamo un problema di siccità. Poi sono andato il pomeriggio nel Cadore, dove abbiamo le bombe d'acqua. Allora, in questo paese, nel clima, in questo pianeta, nel clima, incomincia ad esserci qualcosa di anomalo rispetto al passato. E questo ci impone un maggior sforzo, un maggior intervento, perché noi dobbiamo preparare il nostro territorio a degli eventi climatici che saranno più forti di quelli che abbiamo registrato fino ad oggi. E non solo, ma la progettazione del nostro territorio è stato fatto in base a un clima che è cambiato. Quindi anche le opere che abbiamo fatto e che fino ad oggi hanno funzionato,
domani rischiano di non funzionare più, e i parametri anche di costruzione delle nuove opere devono tener conto di questa nuova situazione che di anno in anno in qualche modo si aggrava. Quindi io credo che su questo punto vada mantenuta altissima l'attenzione, il governo ce la sta mettendo, l'abbiamo fatto anche con una governance molto stretta fra Graziano, che voglio ringraziare per tutta la disponibilità che ha dato anche di supporto al mio ministero e anche all'unità di missione che ha coordinato in maniera egregia tutti i lavori di tutti i ministeri. Credo che questo sia un modo di operare insieme come governo per raggiungere un obiettivo che oggi è prioritario. Grazie. Il ministro... Grazie, ha già detto molto e molto bene il ministro Galletti. Ringrazio l'ingegnere Grassi per il lavoro straordinario che ha svolto con l'unità di missione, lui è Erasmo De Angelis, perché credo che siamo di fronte appunto ad alcune buone notizie: il fatto che esista un piano organico, che siano stati classificati gli interventi sul livello di pericolosità e di esposizione al rischio delle popolazioni, cioè che non ci sia discrezionalità, diciamo, nella decisione del dover allocare le risorse, che siano stati sollecitati, ed è quello che, a cui noi teniamo molto, come sapete il Presidente del Consiglio ha voluto le unità di missione a Palazzo Chigi esattamente perché venissero monitorizzati gli interventi, stimolati le cantierizzazioni. Pensate che diversi miliardi erano bloccati all'inizio del nostro governo, diversi miliardi. Nell'ultimo anno l'unità di missione ne ha sbloccato lavori per quasi un miliardo, e anche quella sulla scuola ha avuto un'azione simile. Quindi siamo molto impegnati a far ripartire cantieri, perché i cantieri significano lavoro, significano sviluppo, significano appunto ripresa della cura e della manutenzione del nostro territorio. Noi purtroppo scontiamo errori anche di pianificazione urbanistica, Gianluca, nel senso che le città non hanno tenuto presente le variazioni e le potenzialità di queste variazioni climatiche molto spesso, quindi dobbiamo imparare a pianificare meglio. Abbiamo quindi reso molto fragile il nostro territorio, e come tutte le fragilità adesso c'è bisogno di una cura molto più intelligente, molto più costante, c'è bisogno di un lavoro quotidiano, perché questo piano ha questo aspetto molto importante e visibile di affrontare oggi le prime emergenze, ma vuole darsi un orizzonte per non piangere più vittime, se non in casi appunto impossibili da prevedere, e per non avere più, diciamo, discussioni sulla mancata manutenzione del nostro territorio. La cura e la manutenzione sono le parole chiave, una pianificazione urbanistica e territoriale più intelligente è un'altra parola chiave, il recupero dei cantieri è la terza parola chiave. Rimaniamo ancora, come ha detto il dottor Grassi, rimaniamo ancora nell'ottica di dover recuperare del tempo perduto, quindi abbiamo ancora lavori per 1,8 miliardi da recuperare sul dissesto idrogeologico, sugli sistemi idrici e fognari, quindi dobbiamo accelerare molto, e contiamo di recuperare anche questo 1,8 miliardi nel 2016, cioè di metterci finalmente in pari e di poter programmare con la nuova programmazione, col nuovo piano che è stato costruito, ripeto, con uno sforzo di collaborazione anche con le regioni, con tutti gli attori, e quindi è davvero uno strumento importantissimo di governo del territorio. Contiamo appunto di recuperare questo 1,8 miliardi e quindi di contribuire finalmente a una messa in sicurezza efficace del nostro territorio. È chiaro che tutti hanno le loro responsabilità, non vogliamo più che succedano episodi come quello del viadotto Imera. Venerdì noi consegneremo i lavori, faremo partire i lavori della bretella, quindi della bretella vera, quella che serve davvero, e quindi restituiremo nei tempi previsti, anzi ci avendo accelerato, forse è stata la prima volta in cui una conferenza di servizi si è svolta in un giorno solo, e quindi abbiamo fatto tutto molto rapidamente. Allora, però non vogliamo più che si ripeta. Il viadotto Imera è una frana che scendeva giù da anni e anni e anni, e quindi è evidente che è stata trascurata la cura e la manutenzione di quel territorio, e dopo i drammi si consumano sempre a valle. Quindi credo che dobbiamo imparare dai nostri errori e dagli errori del passato, e che questa giornata, appunto, come ha detto il ministro Galletti, rappresenti un momento di svolta e di impegno costante che questo governo ha voluto mettere appunto sulla cura e la manutenzione del territorio, dalle scuole alle strade al dissesto idrogeologico. Grazie al ministro Del Rio. Domande?
Obiezione? Prego. Buongiorno, Tiziana Guerrisi, La 7. Due brevissime domande. Vorrei sapere i primi cantieri concretamente quando partiranno, visto Olbia e Genova, per citare due più attesi forse. E questo piano affronta le emergenze, come diceva lei, Ministro Del Rio. Per quello che riguarda la manutenzione ordinaria, che è l'altro grande tema, di che cifre parliamo, che tempi immaginate nel 2016 o successivamente? Grazie. Diciamo, allora, per quanto riguarda la disponibilità delle risorse, abbiamo già detto, credo che noi saremo in grado nel mese di settembre di firmare gli accordi di programma e di passare alla Corte dei Conti, che è l'ultimo passaggio che ci manca. Quindi dall'inizio di ottobre credo le risorse saranno disponibili alle regioni. Dopodiché toccherà ai commissari di governo, quindi ai presidenti di regione, avviare i cantieri, ma come detto su questi tipi di interventi la progettazione è già molto avanti, quindi si tratta di fare le gare e di aggiudicare i lavori. Sì, e poi di dipende, scusa Ministro, dipende dallo scolmatore da 165 milioni, avrà un tempo di gara molto probabilmente più lungo. E di anche poi di lavoro e di realizzazione, altri invece più piccoli diciamo saranno più diciamo. Comunque noi, come diceva prima Mauro, continueremo il monitoraggio anche dopo. Quindi sarete informati sul piano ogni 3 mesi di manutenzione, non ho capito io, sta andando. Cioè la manutenzione, aspetta, credo che si riferisca al piano appunto per il dissesto per i prossimi anni e quindi complessivo, immagino. Quindi il tema è che vado io? Sì. Il tema è che noi abbiamo tra il 2000 e il 2014 abbiamo programmato diciamo così come risorse per questa cosa circa 14 milioni, quasi 15 miliardi, scusate, di risorse. Di queste sostanzialmente 8 sono già nella vecchia programmazione e 6 sono nella nuova programmazione, quindi 5 miliardi più 1 e 3 sostanzialmente. Quindi con queste risorse c'è il piano operativo concreto già programmato con le regioni, che affronterà appunto, come ha detto già l'ingegner Grassi e il ministro Galletti, affronterà anche le piccole criticità, non solamente le... Questo in realtà non è un piano di emergenza solo, questo è un piano strutturale, perché fare le vasche di laminazione sul Seveso è una risposta strutturale, non è una risposta emergenziale, quindi non confondiamo la cosa. Questo è un piano che strutturalmente risolve i nodi di Genova, di Pescara. La manutenzione ordinaria, certo, è appunto è dentro questo piano diciamo di medio e lungo periodo. Poi è evidente che il Paese, come sapete, ha bisogno di più soldi per la manutenzione ordinaria, se questo è il senso, assolutamente. Tant'è vero che nel contratto di programma ANAS che noi abbiamo approvato passiamo da 9 milioni di manutenzione straordinaria a 500 milioni, proprio perché spostiamo soldi sulla manutenzione straordinaria dei nostri viadotti e delle nostre strade. Buongiorno, Fabrizio Stelluto, Ufficio Comunicazione Ambi. Il problema dei ricorsi post aggiudicazione lavori, che non si ripeta quello che è successo a Genova. C'è già la norma l'abbiamo messa nello sblocco Italia, che l'abbiamo approvata da agosto. No, attenzione, non ci saranno problemi, è tutto da valutare. Diciamo che quella norma in qualche modo evita o attenua le possibilità che capiti quello che è capitato a Milano, poi che è capitato a Genova, poi i problemi dal punto di vista giuridico possono sempre nascere. Diciamo che anche in quel settore lì abbiamo semplificato rispetto a prima. Non è che mi aspetto che grazie a quella norma non ci siano più ricorsi, anche perché il ricorso rientra, se è giusto e motivato, rientra nelle prerogative degli imprenditori. E quando viene fatto invece solo scopo dilatorio o di contrattazione. Alessandro Arona, Sole 24 Ore. Solo una precisazione al Ministro Del Rio. Diceva dovremmo trovare 1,8 miliardi per il 2016. Volevo capire esattamente cosa si riferisce. Se non capisco male, i 650 che mancano per arrivare a 1,3 miliardi del piano stralcio
più il piano frane cui si accennava? No, allora no, chiedo meglio. Mi sono spiegato male nella fretta. No, mi pare di aver detto però un'altra cosa. Della vecchia programmazione rimane ancora da spendere, cioè sono vecchi interventi già finanziati che non sono stati avviati, esattamente come quel miliardo che abbiamo avviato nel 2014, a cavallo tra il 2014 e il 2015. Quindi cioè, c'è anche un tema in questo Paese che non spendiamo le risorse che abbiamo, cioè ci si lamenta molto perché mancano i soldi, ma viva Dio, sappiamo che c'è un mucchio di risorse che vanno spese in tempi, e fare certe programmazioni non è complicato, programmare una fogna, perché abbiamo dovuto fare i commissariamenti per le fognature? Ma perché? Ma perché? Sì, no, questo è il punto, ma perché? Cioè, bisogna che i territori si attivino, e lo dico da ex sindaco, cioè, sono opere di cui le autonomie locali sono in grado di prendersi pienamente carico, quindi non dovrebbe intervenire lo Stato centrale, però comunque noi stiamo stimolando comunità di missione, il lavoro sta procedendo molto bene. Non voglio fare lo scaricabarile, no? Perché dicendo il problema è degli altri, però ribadisco quello che dicevo prima, cioè questa cosa funziona solo se funzionano tutti i livelli che sono chiamati a fare qualcosa, perché non basta dare le risorse alle regioni e ai comuni perché l'intervento sia fatto, bisogna che ognuno faccia la sua parte. Noi abbiamo provato, no, ad attenuare il rischio che si è verificato nel passato, quindi del blocco delle risorse, finanziando già, ripeto, i progetti che sono in stato avanzato. Quindi a questo punto veramente qui basta fare le gare, l'aggiudicazione e aprire i cantieri. Invece in altri casi, se noi avessimo usato solo il primo criterio, quello della pericolosità, le regioni o i comuni avrebbero da fare un passaggio in più, che poi è quello che richiede anche più tempo, che è quello della progettazione, della richiesta dei pareri, eccetera, eccetera. Sì, diciamo in questo. Ah, scusa. No, dicevo, su questo punto anche delle semplificazioni, della sistemazione, abbiamo in corso struttura di missione, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture, una commissione di studio per rivedere entro settembre tutte le norme del dissesto idrogeologico. Quindi, diciamo, entro settembre daremo un quadro più semplificato e più incisivo per l'intervento sul dissesto. Quindi questo era un punto. C'è il nuovo codice degli appalti in arrivo, sì. Quindi questo pure credo darà una spinta. Grazie. Bene. Grazie a tutti.